Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento delle ore 18 con Trieste in diretta, come sempre trasmissione divisa in due blocchi. Nella seconda parte sarà con noi l'ingegner Bucci dell'Università di Trieste, con il quale parleremo del primo master italiano in sicurezza e ambiente nel settore marino. Mentre in questa prima parte sono in compagnia di Paolo Parisini, presidente buonasera. Della comunità di Sant'Egidio, associazione di volontariato. Sì. Buonasera, ben trovato. Allora io con il presidente Parisini mi sono visto questa mattina, c'era anche ovviamente il rettore dell'Università di Trieste Fermeglia, perché all'Ateneo, all'Università, c'è stata la firma di una convenzione fra la comunità di Sant'Egidio e appunto l'Università nell'ambito di un programma di accoglienza di profughi siriani che ovviamente versano in condizioni di particolare disagio, di particolare così debolezza, cacciati dal loro paese anche per ragioni religiose, credo, perché sì. La famiglia, adesso poi vi racconteremo, e poi ovviamente vi invito a guardare il nostro telegiornale alle 19.30 e alle repliche successive alle 20.30, alle 23 e poi per i nottambuli anche stanotte alle 2, il servizio TG che abbiamo appunto realizzato questa mattina per raccontarvi i motivi che sono alla base di questa convenzione. Io infatti adesso con Parisini partirei da questo evento di oggi, riassumendolo magari rapidamente in maniera poi da non togliere la curiosità dei telespettatori di andarsi a vedere il servizio del TG, e poi allargherei al discorso a tutta la comunità di Sant'Egidio per conoscerla, per capire le sue origini, le sue finalità e anche determinate altre contatti e impegni in ambito sociale, a questo punto internazionale, non soltanto locale, non soltanto italiano. Certo. Allora, riassumiamo rapidamente. Sì. Voi avevate bisogno di trovare un alloggio per una famiglia siriana composta da tre soggetti, padre, madre e un ragazzo in età di scolare adolescenziale, esatto. Quindi di scuola superiore, esatto. Che sono arrivati in Italia. E avete, così dalla ricerca che avete fatto, avete saputo che l'università aveva un immobile non utilizzato, un appartamento ricevuto in dono da un benefattore, un appartamento assolutamente però non agibile, senza riscaldamento, senza tutta una certo. serie di elementi che le permettono una abitabilità, e quindi vi siete offerti di prenderlo in affitto, in cambio ovviamente fate innanzitutto i lavori per renderlo agibile e comunque pagate anche un canone all'università che il rettore ha spiegato verrà utilizzato per delle borse di studio a favore degli studenti più meritevoli. L'arrivo di questa famiglia di profughi si inserisce in un programma internazionale, ecco, sì. Che fra l'altro mi ha colpito perché ho visto che è stato realizzato da voi insieme alla Tavola Valdese e alla Comunità delle Chiese Evangeliche Italiane. Esatto. Ecco, allora, inquadriamo un attimino sia Sant'Egidio come associazione, sia anche poi questi rapporti che avete in piedi nella gestione specifica di queste tematiche di grande attualità. Sì, beh, buonasera a tutti, intanto grazie dell'invito. La comunità di Sant'Egidio è un'organizzazione laica che è nata a Roma nel 68, che è diffusa un po' in tutto il mondo e che ha, diciamo, come interesse principale quello di promuovere una cultura della pace e dell'integrazione. È appunto un'organizzazione che fa tante cose. Diciamo che qua a Trieste siamo presenti dall'89 e abbiamo diversi servizi dislocati in tutta la città. Questo progetto a cui facevi riferimento, appunto i corridoi umanitari, è un progetto ecumenico, appunto perché coinvolge anche le chiese protestanti, ed è un progetto molto bello che ha dato dei frutti immediati. È sicuramente un progetto che ha un'entità numerica limitata, perché è un progetto che regge esclusivamente su capitali privati sostanzialmente, e che qui a Trieste ha avuto il suo frutto appunto nell'arrivo di questa famiglia siriana dall'Attakia sul mare. Questi tre siriani sono arrivati ad aprile, sono stati accolti grazie a vari aiuti, tra cui ricordo i numerosi parrocchiani della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù ed altre persone di buona volontà, insomma, che hanno aiutato nel loro inserimento, e abbiamo individuato effettivamente questa opportunità, e stamattina c'è stata questa firma della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste, quindi c'è stato un interessamento anche molto vivo e molto personale da parte del direttore generale, dottoressa Turinetti, che è stata veramente molto pronta nella risposta, ci ha accompagnato, diciamo, nei meandri della burocrazia dell'università, che in realtà poi si è tradotto veramente in una convenzione rapidissima. Adesso avremo a disposizione questo appartamento, come dicevi prima,
in cui anche il padre, questo siriano, appunto, Jihad si chiama, ma sono appunto una famiglia cristiana maronita, avrà l'opportunità anche di contribuire personalmente al rifacimento, alla tinteggiatura, quindi a opere anche abbastanza semplici, però insomma, in cui potrà restituire in qualche modo questa accoglienza che gli è stata preparata. Certo, diciamo. Certo. Ecco, comunque Comunità di Sant'Egidio, quindi un'associazione laica, e a questo punto anche pluriconfessionale, se vogliamo, perché parlavi comunque di attività in parrocchie come Santa Teresa del Bambino Gesù, quindi cristiane cattoliche, certo. Ma vediamo, ci sono anche i valdesi, ci sono le chiese evangeliche, quindi anche il mondo della riforma, se vogliamo, è coinvolto, e voi guardate a 360 gradi, se vogliamo. Allora, diciamo, la Comunità di Sant'Egidio è proprio nata in seno alla Chiesa Cattolica ed è un'organizzazione laica cattolica, ma crediamo fermamente nel discorso ecumenico. Tra l'altro, appena ieri si è concluso l'incontro internazionale a Münster e Osnabrück in Germania, l'incontro che ogni anno la Comunità di Sant'Egidio organizza dall'86, in cui è stata organizzata da Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. E, da allora abbiamo ereditato, ogni anno c'è questo incontro che coinvolge tante confessioni religiose, tante confessioni cristiane e anche le altre grandi religioni, ed è un po' qui che è nato, in seno a questa frequentazione è nato questo progetto ecumenico. Questo è un percorso, diciamo, di amicizia in cui ci si è posti il problema della pace, il problema delle migrazioni, il problema delle condizioni di tanta gente, delle morti in mare, e davanti a questo ci si è interrogati insieme ed è nata questa idea, insomma. Certo, Comunità di Sant'Egidio, perché comunità? I suoi membri hanno una qualche configurazione, qualche impegno particolare per aderire all'associazione? Beh, la comunità è nata proprio perché ha un'accezione fortemente radicata al Vangelo, quindi insomma all'insegnamento di Gesù. C'è una fraternità che viene vissuta, anche se non è un ordine religioso, chiaramente fatto da laici, e quindi si fonda sostanzialmente sull'amicizia, sia tra diciamo, chi aderisce alla comunità, ma soprattutto direi un'amicizia che si estende nei confronti anche di chi è un po' più sfortunato, diciamo, che vive situazioni di vario disagio, di povertà relativa o assoluta, tra cui ci sono anche i migranti, ma ricordiamo anche qui nella nostra città, per esempio, la forte presenza degli anziani, quindi abbiamo sempre creduto in questo impegno che, appunto, come comunità estende l'appartenenza anche alle persone che aiutiamo. Non sono utenti, ma sono... Quindi diciamo uno spirito di servizio nel senso evangelico del termine, potremmo definirlo, una sorta di impegno quotidiano che fa parte appunto di una sensibilità interiore legata evidentemente a un credo, legata a una fede, nel caso specifico appunto la fede cattolica. E, certo, l'emergenza migranti è la cosa più recente in termini di emergenze, dicevi giustamente Trieste però ha altri problemi, gli anziani, gli emarginati, quindi capire un po', allargare un po', ecco, quelle che sono le attività tradizionali, se vogliamo, della comunità, da quando siete nati appunto a oggi, che vi trovate anche voi impegnati su questo fronte. Guarda, ormai una presenza molto consolidata, andiamo verso i 30 anni qui a Trieste, siamo nati come ragazzi delle scuole superiori che abbiamo cominciato a fare un dopo scuola con i bambini del quartiere di Valmaura. Da lì è nata una vicinanza alla, diciamo, alla fascia della popolazione triestina che ha fatto più fatica, diciamo, che vive un certo disagio, un'emarginazione, anche molto, diciamo, non settoriale, quindi non abbiamo cercato solo situazioni particolarmente, abbiamo sempre cercato di coinvolgere un po' tutte le fasce della popolazione in questa ricerca di una cultura di convivenza, di amicizia che si possa estendere, che quindi quasi in maniera indiretta guarisca le ferite della povertà. È certo che appunto la povertà, purtroppo in 30 anni di presenza a Trieste, l'abbiamo visto, è molto aumentata e purtroppo coinvolge anche grande parte della popolazione triestina, diciamo, locale. Noi abbiamo un centro di solidarietà che abbiamo attivato ormai da 2 anni, che lavora, diciamo, a pieno regime, che se all'inizio dava qualche borsa della spesa, oggi ha più di 1000 iscritti, quindi insomma siamo un po' un sensore in questo senso nella città di un disagio che vive la popolazione, che purtroppo la crisi ha un po' aumentato.
E quindi sì, è una presenza la nostra, che è una presenza forse a volte un po' discreta, però sicuramente molto forte, perché c'è un convincimento, dicevi prima appunto, parlavi di questa nostra appartenenza in senso lato alla Chiesa. Io credo che coinvolgiamo anche tanti uomini di buona volontà che non hanno un credo, tanti non credenti, e anzi molti lavorano tantissimo dal punto di vista di volontariato appunto per la nostra comunità, che sottolineo non ha nessun tipo di assunzione, di contratto di lavoro, è solo, certo, esclusivamente volontariato. Cioè, però diciamo che comunque una delle mission, se vogliamo, che discendono dal Vangelo è anche quella di evangelizzare, no? Quella, certo, di diffondere il credo. Credo che quindi voi, come tanti altri, per l'amor di Dio, siate essere un esempio concreto, tangibile, di come si può anche diffondere con molta semplicità e con grandi limiti personali, ma la testimonianza è questa alla fine, quella che viene richiesta, quindi dare un po' la sensazione di vivere in una città che non è una città in pericolo, una città in allarme, ma è una città che può vivere una convivenza pacifica, serena, e su questo che cerchiamo un pochino di lavorare in questo senso. Certo. Con la diocesi i rapporti ci sono? Avete magari dei sacerdoti di riferimento o delle parrocchie in cui magari siete più numerosi e quindi magari contribuite anche alla vita stessa della parrocchia, piuttosto che di un oratorio, piuttosto che di altre strutture che sono legate appunto a tutta l'attività pastorale, sociale della Chiesa? Certo, abbiamo moltissimi rapporti appunto con le varie parrocchie, anche perché sono di grande aiuto nel servizio ai poveri, diciamo, quindi ricordo la parrocchia dell'Immacolato Cuore di Maria, che è in via Sant'Anastasio, quindi con padre Renato Caprioli c'è un rapporto ormai consolidato da tanti anni, organizziamo i pranzi presso la sua parrocchia, poi c'è una scuola italiana molto numerosa nella parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, che prima era con Don Paolo Iannacone, oggi è con Don Andrea Russi, e quindi c'è una continuità anche in questo senso di un servizio in un quartiere molto popoloso, a grande densità di popolazione, dove facciamo anche un dopo scuola con i bambini, diciamo. Ma ci sono anche varie altre opportunità di relazione, non ultima con il sacerdote siriano Don Joseph Haddad, che appunto è stato per noi molto importante, perché è stato un po' un ponte con la nostra famiglia, questa famiglia siriana che abbiamo accolto recentemente, quindi ha tradotto egregiamente finora. Certo. Ecco, a questo proposito prendo spunto per una domanda: è un caso che questa famiglia che assistiate sia cristiana maronita, fosse stata una famiglia musulmana? Anche secondo quello che recentemente ha detto Papa Francesco, il vostro atteggiamento sarebbe stato assolutamente identico? Sì. O c'è forse, diciamo così, ed è anche umanamente comprensibile, un occhio di riguardo per chi professa una fede analoga alla nostra? Guarda, noi comunque seguiamo un numero molto elevato di persone appunto che hanno anche un'altra fede, la fede islamica, quindi assolutamente non abbiamo una preferenza, diciamo, di credo in questo senso. Sicuramente però il caso specifico della Siria, l'abbiamo visto, la storia purtroppo insegna, la comunità cristiana ha vissuto una persecuzione, quindi allora nel caso specifico sì, ti direi che è una delle condizioni di fragilità, di vulnerabilità per cui ovviamente li abbiamo aiutati. C'è, diciamo, tutto è nato, se vogliamo, dall'impegno personale, direi, del nostro fondatore Andrea Riccardi sul discorso di Aleppo, città assediata. È da allora che è cominciato il nostro interesse anche verso la Siria, e lì si è scoperto, insomma, che effettivamente le varie confessioni cristiane stanno subendo ancora una persecuzione, certo, importante. Comunque questa è la prima esperienza, perché penso ad altri episodi tristi del passato, penso ai cristiano maroniti del Libano, penso agli attentati in Egitto, ai copti, eccetera, altri, potremmo fare un lungo elenco di persecuzioni, certo, nei confronti dei cristiani in tante parti del mondo. Questa a Trieste perlomeno, forse magari la comunità nel resto d'Italia o d'Europa ha vissuto già questo tipo di esperienze, per voi invece è la prima volta che accogliete qualcuno che non è triestino, che non è italiano. Sì, è il primo progetto che comprende un'accoglienza totale, diciamo 360 gradi, perché negli altri casi appunto frequentiamo, aiutiamo, soprattutto nell'integrazione con lo studio della lingua italiana,
altre persone, altri migranti che sono nel, diciamo, nel circuito dell'accoglienza diffusa locale, insomma, organizzata. Quindi in questo caso qui sì, è il nostro primo esempio di accoglienza, diciamo, totale, ed è nata una bellissima amicizia, perché sono persone anche profondamente grate, non vedono l'ora di ricambiare anche quanto è stato tra loro. In realtà lo stanno già facendo, perché fanno volontariato con noi e anche si danno anche molto da fare, direi. Certo. Comunque questa famiglia ha già fatto il percorso che noi conosciamo, perché ormai se ne parla da tanto tempo, se ne parla in maniera diffusa, spesso anche in maniera critica, quello che è il percorso dell'arrivo, del collocamento nei centri di accoglienza, di prima identificazione, la richiesta d'asilo, i tempi d'attesa per l'esame dei documenti da parte delle commissioni, adesso abbiamo sentito che c'è l'ipotesi di aumentare anche il numero di queste strutture per sveltire anche i tempi di attesa di queste persone, perché alla fine abbiamo visto che stanno anche 6 mesi ad aspettare che la burocrazia italiana o anche la burocrazia europea, perché poi non so se negli altri paesi d'Europa, che però sono, sappiamo, sono molto meno impegnati di noi in questo tipo di attività, i tempi sarebbero più brevi. Quindi la famiglia che voi oggi prendete, che vi siete presi in carico, ha già ottenuto lo status di rifugiato, sì. Ha già quindi fatto il percorso con l'ICS piuttosto che con la Caritas, piuttosto che con altre strutture che, diciamo, sono il fronte iniziale, il front office, potremmo definirlo. Sì. Allora, i corridoi umanitari sono un canale, diciamo, a parte rispetto all'accoglienza tradizionale che abbiamo qui a Trieste, nel senso che la famiglia siriana è già stata, diciamo, identificata in Libano, nel posto in cui è partita, da lì è arrivata a Roma, a Fiumicino, e da Fiumicino è arrivata a Trieste, dove con la comunità di Sant'Egidio ha seguito l'iter ed è stata presentata, diciamo, alla commissione territoriale che ha fatto il suo iter. Quindi non ha avuto diciamo, dei contatti con ICS o Caritas, è stato comunque un percorso assolutamente regolare come prevede lo Stato italiano. Quindi avete comunque la capacità attraverso appunto l'organismo internazionale di andare a prendere in qualche maniera sul territorio dove vivono. E in qualche maniera, se vediamo, sono anche privilegiati, allora non hanno dovuto farsi, che sono un viaggio a piedi di migliaia di chilometri lungo la rotta balcanica, piuttosto che disgraziatissimi tentativi di attraversamento del Mediterraneo. È proprio per questo che è nato il nostro progetto, proprio per cercare di arginare, per quanto numericamente sicuramente non è significativo nel computo totale degli arrivi. Ovviamente in Italia parliamo di 1 migliaio di persone nel territorio nazionale, a cui si aggiungono altre 500, adesso il progetto è stato adottato dalla Francia, quindi anche in Francia ci saranno altre 500 persone che arriveranno. Però è questo il percorso virtuoso, il senso di dire persone che non avrebbero mai potuto fare un viaggio di questo genere, famiglie con bambini malati, donne incinte, anziani, queste sono le persone che poi alla fine vengono un po' selezionate per poter arrivare in maniera più sicura nel nostro territorio. Certo. A livello di sede triestina della comunità avete la possibilità di utilizzare degli automezzi, avete delle strutture, perché siete andati a chiedere all'università questo edificio, vuol dire che non è che, come non so, la comunità di San Martino al campo, che c'è la mensa in via Udine, piuttosto che altre strutture ricettive già proprie. È un terreno nuovo su cui magari vi state muovendo. Fino ad oggi c'è ovviamente il volontariato alla base di tutte le attività che svolgete, ma fatto con mezzi propri, c'è uno con la propria automobile, va a prendere magari l'anziano e lo porta a fare una visita medica, piuttosto gli porta a casa la spesa, o magari gli fa anche soltanto compagnia, perché molte volte è anche sufficiente questo tipo di attenzione. Assolutamente sì, finora e credo che anche un po' quello che vogliamo essere, continuare a essere, abbiamo sempre utilizzato soltanto risorse nostre, perché anche questo è il senso poi del volontariato, del fare insomma una cosa, ognuno di noi lavora, anche chi ha tempo pieno, chi no, insomma, però di fatto dedica una parte del suo tempo in maniera totalmente gratuita e volontaria agli altri, in questo senso. Però ciò non toglie che vogliamo essere una presenza anche più significativa, e quindi cerchiamo anche dei partner che possano aiutare in questo senso. Di conseguenza abbiamo, comunque già da un po' abbiamo una sede in via di Romagna, che è una sede operativa assolutamente, perché lì c'è il centro di solidarietà con cui riceviamo appunto ogni sabato tante persone per aiutarle, per orientarle in vari servizi. E no, sì, effettivamente i mezzi sono un po' i nostri, le macchine in cui ci spostiamo, e ci si inventa anche sempre un po', insomma, in questo senso qua.
Certo. Ecco, chi volesse in qualche maniera contribuire, vuoi con, con il proprio tempo, con la propria disponibilità ad aiutarvi, sia magari anche in termini poi di sostegno economico, ci sono quali modi per contattarvi avete? Beh, noi c'è la nostra pagina Facebook che è abbastanza irrinunciabile attiva, oggi irrinunciabile, che è la Comunità di Sant'Egidio FVG, perché di fatto l'associazione è un'associazione nata con l'idea di essere regionale. Al momento abbiamo solo un piccolo gruppo a Udine e soprattutto siamo presenti a Trieste. Ciò non toglie che laddove possa crescere la comunità possa svilupparsi in altre zone della regione. Quindi diciamo che la cosa più immediata è il contatto attraverso la pagina Facebook, che è appunto questo. Se no c'è anche la possibilità di telefonare, un vecchio sistema, la nostra sede è allo 040 36 4277. Certo, quindi chiunque, diciamo, dotato di buona volontà e quindi non necessariamente così aderente anche a principi, a una fede religiosa specifica, può mettersi a disposizione, può venire a dare una mano. Immagino che di braccia ci sia bisogno sempre. Assolutamente, è importante anche la buona volontà. Noi non nascondiamo mai il nostro intento cristiano, la nostra missione cristiana, sarebbe assurdo farlo, però questo non toglie che chi non ha la fede aiuta anche a Natale, cioè, penso al pranzo di Natale che organizziamo ogni anno, tante persone sono assolutamente, si professano insomma non credenti oppure di altre religioni e vengono ad aiutare. Anzi, ti dirò la verità che quando noi incontriamo i senza dimora abbiamo un gruppetto anche di persone protestanti della Chiesa evangelica che ci aiutano spesso o per preparare i panini, le cene itineranti o proprio per distribuirle alle persone. Certo, ecco, proprio parlavi dei senza dimora, che è un altro problema anche di grande attualità a Trieste. Da questo punto di vista svolgete anche una sorta di monitoraggio, nel senso che vi capita di incontrare magari persone sconosciute, se vogliamo, a quelli che sono i servizi sociali del comune, alle forme assistenziali che sono disponibili, e quindi anche di segnalarle, di accompagnarle in un percorso di reperimento di risorse, di un tetto sulla testa, di un pasto quotidiano, eccetera. Assolutamente sì, è proprio questo anche il senso forse di un'associazione come la nostra, cioè essere un po' pionieri della strada in questo senso, incontrare persone che effettivamente devono ancora trovare il loro senso della loro presenza qua a Trieste. Ultimamente siamo riusciti, grazie appunto a tante collaborazioni con varie fondazioni, con enti, anche a trovare dei percorsi di reinserimento di persone che hanno vissuto sempre, insomma, da diversi anni sulla strada e che ora hanno un tetto sulla testa. Quindi, insomma, con percorsi non sempre facili, anche proprio per la personalità, insomma, di persone che vivono sulla strada con una certa durezza, una certa difficoltà di relazione, però con l'amicizia si sciolgono veramente tante, tante riserve, e quindi alla fine abbiamo trovato in alcuni casi delle buone situazioni, insomma, buone soluzioni. Certo, con questa tua attività, quale puoi forse darci una sorta di polso della situazione? Cioè, sta cambiando in peggio anche questo tipo di situazioni, avete sempre più occasioni di intervenire, sempre più richieste d'aiuto, così dare un po' un quadro di quello che, sulla base della vostra esperienza, certo, specifica ovviamente, di quella che è la situazione di Trieste in particolare. Sì, Trieste è una città che sta vivendo, secondo me, anche una fioritura da un punto di vista turistico come città, e questo è il lato positivo e bello della città e quindi è apprezzabile. Ha purtroppo sempre un animo molto fragile, perché ci sono tante povertà che emergono con difficoltà e che vanno accompagnate, vanno capite di più. E io credo che in questo senso la nostra presenza, come la presenza di altre realtà storiche del territorio, citavi prima la comunità di San Martino del Campo, con cui siamo legati da una lunga amicizia, e Don Mario Vatta, in quel caso lì c'è anche una collaborazione, un sentirsi, insomma, per segnalare le situazioni, eccetera. È una Trieste su cui abbiamo visto aumentare la povertà dei triestini e di immigrati, diciamo, di anni fa, quindi di una prima immigrazione, gente che direi si è sporcata la mano di Malta a costruire la nostra città, quindi la presenza dei balcanici, faccio per dire i kosovari, i serbi, eccetera, in cui ovviamente la crisi del settore edile, per esempio, ha dato tantissima disoccupazione. Quindi nel nostro centro di solidarietà molti cercano di una mano nel frattempo che cercano appunto
di ritornare ad avere una vita dignitosa. Quindi è una città che ha sicuramente un lato fragile, che non va tenuto, tra virgolette, nascosto per pudore, ma va assolutamente aiutato in questo senso, e quindi cerchiamo comunque sempre la collaborazione con le istituzioni, con l'assessorato sociale, quindi con Carlo Grilli, con cui c'è un buon rapporto, quindi assolutamente aiutiamo in questo senso a risolvere tante situazioni. Certo, beh, possiamo dirci come destini fortunati che ci siano realtà come la vostra, come tante altre, che agiscono sul territorio e che in qualche maniera danno, per quanto possibile, un aiuto agli emarginati, anche se, come appunto dicevi, non è mai finita, c'è sempre qualche caso nuovo, c'è sempre qualche situazione che viene a trovarsi, anche perché magari sono situazioni, me lo raccontava anche lo stesso direttore della Caritas, Don Amadeo, qualche volta c'è il pudore al contrario, c'è la persona bisognosa che però non se la sente di andare a chiedere aiuto per una dignità personale, per paura, per tanti motivi psicologici e anche pratici magari. Quindi anche infatti, in questo senso, il rapporto di amicizia di cui mi parlavi, su cui si basa anche la vostra attività nei confronti di chi ha bisogno, credo sia una chiave importante per riuscire a superare la diffidenza, la chiusura di queste persone. Sì, assolutamente così. Anche recentemente ho letto appunto le dichiarazioni di Don Sandro Amodeo, che conosco ovviamente molto bene, e sono molto d'accordo. Cioè, esiste una Trieste che non sospetteresti che abbia problemi, che viva, magari appunto a volte c'è anche l'idea, no? L'idea del telefonino, l'idea della macchina, l'idea così esterna, per cui uno dice questi sono segni del benessere, forse lo sono stati ma non lo sono più, perché esiste ormai, ahimè, una persone che appunto non vogliono rivolgersi ai servizi sociali, non hanno pudore di rivolgersi a Caritas o Sant'Egidio o San Martino, ma che realmente vivono situazioni di grave disagio e quindi perdita del lavoro e tante altre cose che purtroppo nella vita capitano, e che assolutamente è difficile intercettare quando c'è appunto un muro da questo punto di vista. Bene, sono le 18.30, devo congedarmi da Paolo Parisini, presidente della comunità di Sant'Egidio, della sezione di Trieste, potremmo definire, di questa comunità appunto estesa a livello nazionale. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi il nostro secondo ospite è il professor Bucci dell'Università di Trieste. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Trieste in diretta, appunto sono in compagnia, come preannunciato, del professor Vittorio Bucci, che è docente universitario di costruzioni di impianti navali e marini. Giusto? Perfetto, benissimo. Grazie, allora innanzitutto buonasera, benvenuto nella nostra trasmissione. Dunque, il professore stasera ci parlerà in particolare di un master che nasce qui in Italia, mi stava spiegando adesso che fa parte comunque di un progetto europeo, adesso magari ci darà i dettagli, è finalizzato ai laureati ovviamente in ingegneria navale o non soltanto in ingegneria in senso più lato, è finalizzato appunto alla sicurezza e all'ambiente nel settore marittimo. Allora professore, io innanzitutto partirei dall'inizio, cioè come nasce questo master e anche quali sono le esigenze, perché stiamo sempre più assistendo, anche nei giorni scorsi abbiamo presentato un altro master nel settore invece informatico, che però poggia su un'esigenza anche di mercato del lavoro che ha bisogno di nuove figure professionali o comunque figure molto specializzate per affrontare determinati aspetti della produzione di le cose, degli strumenti più diversi. Quindi io partirei innanzitutto per raccontare l'esigenza che è a monte di questo master, poi perché nasce, come, e quando eccetera. Bene, l'esigenza è molto semplice. Ad oggi il trasporto marittimo di merci e persone è sicuramente il mezzo, diciamo, la modalità di trasporto più sicura. Tuttavia le navi trasportano una grande quantità di merci e una grande quantità di persone, quindi bisogna rendere intrinsecamente sicuri questi mezzi. Il mercato del lavoro, in particolare sia i costruttori che i progettisti, richiedono una specifica preparazione di chi interviene operativamente sul campo, sia appunto nella fase di progettazione ma anche in quella di costruzione e gestione, di una conoscenza specifica dei regolamenti. I regolamenti sono tanti, molto variegati,
Ricordiamo che le navi sono piccole città che stanno navigando con migliaia di persone a bordo o con migliaia di tonnellate di merci, e talvolta anche pericolose, gas, petrolio, e quindi di conseguenza bisogna gestire, progettare, costruire le navi con una notevole conoscenza dei principi di sicurezza di questi mezzi. Certo, infatti per fortuna in Italia Fincantieri sta avendo già ormai da tanto tempo un ruolo molto importante, molto vincente sul mercato appunto delle commesse per la realizzazione di navi, sia portacontainer, mercantili, sia appunto passeggeri. Anche questi giorni abbiamo visto che è arrivata una nuova commessa al cantiere di Monfalcone, poi ci sono anche le altre realtà in giro per l'Italia, anche nel settore sempre commerciale, nel settore militare, quindi diciamo che sicuramente c'è una evidenza della necessità di avere personale specializzato che sia al passo con i tempi, perché come lei giustamente evidenziava, questo tipo di tecnologie ha un'evoluzione quasi quotidiana, sì, potremmo dire, no? E quindi è necessario che anche che ci sia una formazione a monte adeguata. A monte e continua, fra l'altro. E continua, certamente. Infatti mi stavo chiedendo, così faccio un inciso, anche chi avesse acquisito la laurea qualche anno fa, fosse già operativo, può accedere comunque a questo master se vuole appunto, sì, aggiornarsi, arricchire il suo bagaglio, e quindi magari essendo magari anche in età ancora di poter, magari, che so, cambiare lavoro, poter anche pensare di migliorarsi acquisendo una nuova informazione specifica, può ambire nel suo curriculum a presentarsi con buone possibilità magari di essere assunto. Ecco, a Trieste arriva questo master. Perché la città è legata al mare a doppio filo, con i suoi cantieri che magari avevamo, non avevamo più tanti qui a Trieste, ma l'università continua ad avere un dipartimento di ingegneria, in particolare navale, molto, molto attivo, molto importante, che ha formato centinaia, se non migliaia di studenti. Mi diceva prima che comunque c'è un progetto europeo a monte di questo master. Quindi... Sì, nel maggio dell'anno scorso abbiamo partecipato a una call europea dell'agenzia EASME, che sarebbe l'European Agency for Small and Medium Enterprises, il cui scopo è appunto finanziare progetti di alta formazione per figure professionali richieste attuali dal mercato. Partecipando alla call ci siamo classificati secondi in tutta Europa, secondi su 87 progetti presentati, quindi direi un risultato molto lusinghiero, centrando appieno praticamente tutte le votazioni, salvo qualche sbavatura, ma direi del tutto perdonabile. Il programma ASSES, Advanced Skill in Safety Environment at Sea, è un programma un po' più ambizioso della sola formazione di un master, per quanto sarà diciamo il kick-off di questa iniziativa, e prevederà anche un upskilling program e un teaching for teacher, vale a dire upskilling program, un programma di aggiornamento professionale per chi sta già operando sul campo e quindi migliorare ulteriormente le sue prestazioni in termini di competenze su questa tematica di estrema attualità. Teaching for Teacher invece prevederà un aggiornamento per gli insegnanti delle scuole superiori in maniera tale da far entrare anche queste tematiche nella preparazione dei ragazzi che ovviamente stanno frequentando delle scuole tecniche possibilmente destinate al settore navale e marittimo. Ecco, vedo che anche questo master avrà come lingua ufficiale l'inglese. Sì. E questo me ne parlava l'altro giorno un suo collega, appunto sempre dell'Università di Trieste, per quel master che le dicevo in ambito informatico. E l'inglese ormai è anche da noi la lingua dominante, perlomeno da un certo livello in poi, di formazione e di istruzione. Assolutamente sì. Era proprio una dei presupposti per la partecipazione a questa call, in quanto necessariamente il nostro bacino di utenza è un bacino di utenza globale, possibilmente europeo, ma in realtà globale, aperto in tutto il mondo, perché su questo specifico tema di fatto c'è soltanto un altro master che viene erogato in Svezia, e questo sarebbe il primo con marcate skill di natura tecnica. Quindi noi prepariamo degli ingegneri, indifferentemente quasi dalla tipologia di ingegnere, non solo navali, ma comunque specializzati nei vari aspetti della safety e security, quindi protezione del mezzo, safety,
security, protezione delle persone del carico da attacchi, pirateria, terrorismo e quant'altro. Certo, però vedo che si parla anche di ambiente. Assolutamente. C'è anche una componente che riguarda quindi la tutela dell'ambiente in senso lato o in senso specifico relativo al singolo mezzo, al singolo natante su cui che si va a progettare o su cui poi magari si lavora? Quando si parla di sicurezza non si può non parlare di sicurezza dell'ambiente. Il mare è tanto, ma è grande, ma è anche molto delicato. E quindi necessariamente quando si naviga bisogna proteggerlo, sfruttarlo indubbiamente, ma non danneggiarlo. I mezzi navali per loro natura di fatto solcano i mari, ma spesso e volentieri si trovano a interagire in situazioni particolarmente critiche per quello che riguarda l'ambiente. Mi riferisco allo spillamento di idrocarburi dal fondo del mare, ma anche al seabed mining, che è un altro argomento di estrema attualità, ovvero la raccolta di minerali preziosi, terre rare, diamanti dal fondo del mare. Sono comunque situazioni che mettono a rischio un ecosistema molto delicato e quindi è necessario anche in questo caso conoscere sia i regolamenti ma anche le best practice, ma anche la delicatezza degli ambienti che si vanno a toccare. Certo. Ecco, venendo nello specifico su come si svolge poi il master, le iscrizioni sono adesso, immagino, entro l'inizio dell'anno accademico. Le iscrizioni sono aperte dal 10 agosto di quest'anno e si concluderanno il 5 ottobre. Certo, quindi bisogna mettere un po' di fretta ai futuri studenti per immatricolarsi. Ecco, dopodiché, quindi avete il requisito, è quello comunque di avere già una laurea, ovviamente. Di avere una laurea in ingegneria. Quinquennale, perché il master è di secondo livello, quindi aperta o a laureati di vecchio ordinamento o a laureati che abbiano conseguito la laurea magistrale o specialistica. Certo, dopodiché uno presenta, si iscrive, c'è un numero chiuso nel master, come l'avete organizzato? Possiamo accettare, vista la appunto per garantire una notevole qualità dell'insegnamento, perché il master è quasi un rapporto intimo tra il docente e lo studente, in quanto il trasferimento della conoscenza deve avvenire in maniera molto approfondita e puntuale, e quindi abbiamo dovuto porre un limite a 20 iscritti. Sì, un numero sicuramente quindi che permette proprio una seguire in maniera capillare ciascuna è necessario perché gli argomenti sono abbastanza delicati. Certo. Ecco, il corpo docente è tutto espressione della nostra università o avete anche collaborazioni da fuori Ateneo? La cosa più bella di questo progetto è che appunto è una grandissima collaborazione fin dal progetto europeo. In poche parole abbiamo quasi cercato di mettere a frutto il sistema Trieste dell'ingegneria navale, nel senso che tutto il progetto nasce sotto la guida del Maritime Technology Cluster del Friuli Venezia Giulia, che è il cluster marittimo regionale, che appunto fa da capofila nel progetto europeo. Dopodiché come partner proprio del progetto europeo e quindi anche del core della faculty che va a insegnare nei corsi previsti, ci siamo noi docenti dell'Università di Trieste e, cosa abbastanza interessante, non solo docenti di navale, perché la sicurezza del mezzo navale è un argomento multidisciplinare e quindi sicuramente abbiamo creato una faculty abbastanza eterogenea. Poi ci saranno degli esperti provenienti dal Lloyd Register inglese, che a Trieste, in Galleria Protti, ha la più grande sede al di fuori del Regno Unito. E il Lloyd Register è la più antica e famosa società di classifica navale al mondo. Avremo i nostri colleghi dell'Istituto di Oceanografia dell'OGS, che appunto forniranno le loro esperienze sull'ambiente e quindi daranno elevatissimo peso da questo punto di vista. Ultimi, ma non per ultimi, i colleghi del CNR, in particolare della Vasca Navale di Roma, che daranno anche loro il loro contributo fornendo nuove metodologie progettuali per l'idrodinamica della nave. E non dimentichiamo la componente che poi ci ha spinto a portare avanti tutto il progetto, vale a dire le grandi industrie del territorio, Fincantieri e Wärtsilä, certo, diciamo, che sono prima nostri partner nel progetto. Ecco, quindi sono proprio non i potenziali fruitori poi di persone formate con questo master, ma addirittura loro stessi scendono in campo, diciamo così, magari offrendo, non so, degli stage, dei momenti anche di coinvolgimento operativo nei loro cantieri. Forniranno sia docenti, ma anche disponibilità per il periodo di tirocinio che è previsto dalle attività. Certo, comunque le lezioni, chiamole così, si svolgono tutte presso il nostro Ateneo qui a Trieste. Si svolgono a Trieste, sì, certo, nel nostro Ateneo. 1500 ore, vedo, di attività formativa strutturate in due parti.
Esattamente, noi avremo circa 500 ore di lezione frontale, ora più, ora meno, che non saranno però la classica lezione in cattedra, ma anzi prevederanno una notevole interazione con gli studenti, perché dovranno acquisire, oltre alle conoscenze teoriche, anche contributi e conoscenze pratiche. E quindi all'interno delle lezioni, oltre a attività di laboratorio, quindi apprendimento dei software più moderni per quello che riguarda questo tipo di progettazione, prevediamo un incontro con esperti del settore, gente impiegata sul campo che trasmette la sua esperienza in maniera diversa. Certo. Però ecco, il fatto che si sia deciso di puntare ad avere questo master e lo si sia ottenuto vuol dire che anche la competenza di chi insegna è molto elevata, perché non puoi proporre un master se poi non hai, certo, i docenti che sono in grado di dare la formazione. Quindi questo significa che anche per voi insegnanti, per voi docenti, a vostra volta c'è un lavoro di aggiornamento, di ulteriore formazione, di continua, per poi esprimere in maniera positiva e vincente quello che sarà le finalità del master. Assolutamente sì, assolutamente. È stata una sfida per noi docenti, perché le ore di lezione sono tante e ci siamo imposti questo obiettivo di erogare questi corsi in lingua inglese, appunto per farne un evento globale. E questo ci ha spinto a preparare materiale didattico specifico destinato proprio a questi studenti in lingua inglese, sia le slide sia poi le dispense che verranno fornite agli studenti. Certo, quindi diciamo che questa vostra iniziativa si inserisce in quel più ampio programma di incentivazione, di crescita della popolazione universitaria e dell'offerta formativa della stessa Università, sì, di Trieste. In questo, come anche in altri settori, sentiamo spesso il professor Fermeglia e tanti altri presidi di dipartimento, anzi capi dipartimento, direttori, ecco, non si parla più di facoltà e di presidi. Comunque raccontare le tante iniziative nei tanti settori di docenza, di formazione universitaria, che arricchiscono e attraggono sempre più popolazione studentesca, a questo punto a tutti i livelli, non soltanto giovani che iniziano un percorso universitario, ma anche, come in questo caso, persone già formate, già laureate, che hanno appunto desiderio di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio culturale, ovviamente in una chiave poi di ritorno in termini lavorativi. Assolutamente sì, diciamo che questa iniziativa si pone come, mi lasci il termine, ciliegina sulla torta, su un processo un po' più ampio che stiamo portando avanti a livello di corso di studi di ingegneria navale, di ammodernamento, di attualizzazione e soprattutto di arricchimento con un diretto contatto con chi poi utilizzerà i nostri laureati. E quindi dobbiamo mettere in grado i nostri ragazzi, che siano laureati triennali, laureati magistrali o anche diplomati al master, indubbiamente in una posizione di maggiore competitività rispetto magari ai laureati in altri atenei. Certo. In quest'ottica è stata necessaria, o avete già in previsione, anche un investimento economico per poi poter offrire agli studenti anche gli strumenti per poter imparare, perché non c'è soltanto la lezione così verbale, vocale, ma ci sono anche poi le prove pratiche, specialmente in un settore come l'ingegneria in tutti i suoi aspetti. Quindi sì, anche l'università ha investito o sta investendo in questo senso? Indubbiamente sì, e soprattutto grazie al fattivo e attivo e proattivo collaborazione che abbiamo con i nostri partner in questo progetto. Infatti gli studenti riceveranno, gli studenti iscritti avranno a disposizione il cosiddetto kit dello studente, che non sarà la matita e la penna, ma sarà un PC, saranno licenze accademiche di tutti i software principali di utilizzo, solo queste hanno un valore notevolissimo. Stiamo dotando le aule del nostro corso di studi di un'aula computer informatica dotata di workstation ad elevatissime prestazioni. E ultimo ma non ultimo, grazie soprattutto a accordi che stiamo formalizzando, notizia a brevissimo, grazie al contributo attivo di Fincantieri, stiamo un po' rivoluzionando anche il percorso di studi proprio della laurea triennale e laurea magistrale, arricchendolo con contributi pratici. Questo, certo, ha un costo non indifferente, ma abbiamo trovato chi ci sostiene. Certo, ecco, è chiaro che, abbiamo detto prima, il corso è aperto a persone che possono venire da tante parti, non necessariamente da Trieste, quindi vedo che in questo senso avete anche previsto una sorta di sostegno economico per chi appunto arriva da fuori, deve trovarsi un alloggio, deve sistemarsi, quindi chiaramente quando sei fuori casa è inevitabile che le spese crescono.
Allora, sì, è previsto sicuramente un contributo economico, anzi fa parte proprio di quello che abbiamo ricevuto dalla Comunità Europea per organizzare questo master, e corrisponde a 450 euro lordi al mese per tutta la durata del master, quindi per 12 mesi, e oltretutto stiamo formalizzando delle convenzioni con l'ex ospedale militare per curare l'ospitalità, certo, di chi viene da fuori, e nel caso di stranieri agevolare anche eventuali arrivi, spostamenti e quant'altro, e rendere il meno traumatico possibile l'arrivo in una nuova città. Certo. No, mi interessava questo aspetto qui anche perché spesso magari guardi su internet, cerchi appunto così, racconta anche a tempo perso, magari nel mio caso, dei master, delle cose che si possono fare, e spesso e volentieri c'è in fondo un bel importo da pagare. Cioè, i master gratuiti non è che ce ne siano poi tantissimi. L'università quindi in questo magari si differenzia un po' da quello che è il mercato, perché c'è proprio un vero business, un vero mercato per quanto riguarda anche i master, riesce ad offrire, grazie al contributo dell'Unione Europea, grazie appunto, come diceva, dei partner che partecipano, a rendere gratuita non solo la partecipazione, ma addirittura a far subito avere... diciamo, non è propriamente gratuita l'iscrizione, però sommando... Esattamente. Okay, ma quelle, le sappiamo, valgono per tutti, ma insomma... sono un importo sicuramente inferiore a certe cifre che io ho visto magari in altri ambiti, più in economia e commercio, più in altri settori di studi, però ho visto anche degli importi non indifferenti, parliamo di qualche migliaio di euro. Per cui, diciamo che il nostro competitor europeo ha una retta di 40.000 euro l'anno. Ah, e non fornisce una preparazione prettamente tecnica, piuttosto legale. Quindi di fatto questa iniziativa appunto ha quasi praticamente a costo zero e con un piccolo contributo di sostentamento indubbiamente deve attrarre. Le tematiche sono d'attualità e ci sono ottime possibilità poi di futuro impiego. Certo, quindi in qualche maniera, tornando anche a quello che si diceva prima dell'attrattività della nostra università in termini di offerta formativa, c'è anche una sorta di marketing. Di marketing, esatto, volevo dire questo, di marketing che gioca anche su questo aspetto qui, non indifferente appunto l'economicità o meno di un corso di studi, una specializzazione, di un master. Ecco, allargando, visto che abbiamo ancora un po' di minuti di discorso, all'interno del Dipartimento di Ingegneria, visto che poi il 5 ottobre c'è la scadenza per l'iscrizione a questo master, ma credo che sia la medesima anche per iscriversi in generale per ai corsi, tutti i master, sì. Ma anche ai corsi di laurea, non penso, credo, forse allora, non, sì, non vorrei sbagliare perché non sono aggiornato su questo aspetto. Allora, diciamo, la scadenza delle immatricolazioni è fissata appunto al 5 ottobre, come quella dei master. Nel caso dei corsi di laurea ci sarà un periodo di proroga, che abbiamo proprio deliberato ieri in consiglio, fino al 6 novembre. Sono legittimato a non saperlo. non è stata ancora divulgata. Anzi, probabilmente ho sbagliato a dirlo, però di fatto le immatricolazioni saranno possibili fino al 9 novembre, con una piccola mora, perché di fatto c'è da recuperare un po' di gap. Ecco, per quanto riguarda proprio il specifico settore dell'ingegneria, appunto nelle sue varie branche, l'andamento degli iscritti in generale in questi anni, state conoscendo una crescita, sono materie di studio che attraggono ancora molto, perché in passato ingegneria voleva dire certamente un percorso di studi molto difficile, molto impegnativo, ma quasi certezza poi di trovare subito lavoro. Ma nel nostro caso io posso rappresentare direttamente l'esperienza dei nostri laureati in ingegneria navale. Spesso e volentieri nell'approssimarsi del periodo della laurea vengono accalappiati dalle aziende per fare tirocini formativi piuttosto che la tesi in azienda, e poi generalmente nel 90% dei casi l'impiego è assicurato. Certo. Ecco, prima quando lei faceva l'elenco dei vari soggetti che collaborano a questo master, ha parlato di università, ovviamente, l'OGS, CNR, poi le aziende. Trieste c'è una grande tradizione nautica con l'Istituto Nautico e adesso da 2 anni anche con l'Accademia del Mare. Ci sono rapporti in questo senso? Rapporti strettissimi. Al prossimo Trieste Next abbiamo proprio organizzato ad esempio una conferenza in stretta collaborazione proprio che sto organizzando in prima persona tra noi, il Nautico, la Marina Militare, Fincantieri, per i grandi player, perché di fatto la collaborazione che poi abbiamo proprio con l'Accademia in questi anni è stata una
momento di arricchimento per entrambi. I nostri docenti sono andati a insegnare all'Accademia e i ragazzi sono stati estremamente contenti di quello che hanno acquisito. Adesso a breve vedremo i primi diplomati e li troveremo sul campo. Certo, ecco, lei è ingegnere navale, oggi consiglierebbe a un giovane di intraprendere questo tipo di studi? Così, in maniera oggettiva, in base alla sua esperienza, in base a quello che appunto può vedere da quello che è poi l'andamento degli studi, anche, cioè da un dato 10 ragazzi che partono al primo anno, poi quanti lungo la strada perdono, abbandonano perché magari si rendono conto che hanno scelto la strada? Il tasso di abbandono in realtà è precisamente nella media di tutte le ingegnerie, perché il percorso di ingegneria indubbiamente inizia con tanta matematica, tanta fisica. Di fatto l'ingegnere è un uomo che adotta l'ingegno per applicare la fisica e la matematica, che va tradotto poi nella costruzione di un mezzo, di un sistema o di altro. Personalmente ogni giorno mi faccio la domanda: perché ho fatto l'ingegneria? Forse perché non sarei stato capace di fare altro. Certo. E sicuramente l'ingegneria navale continua a dare stimoli, perché la nave non è mai uguale. La nave di oggi sarà diversa dalla nave di domani, e la nave di dopodomani, e quasi non riusciamo a pensarla ancora. Certo. Quindi estremamente soddisfatto della mia scelta. Ma sulla nave oggigiorno, quali può essere, diciamo, gli aspetti che più velocemente si evolvono? La propulsione, la stabilità, gli strumenti per garantire appunto una navigazione molto sicura. Ho visto che adesso le navi addirittura che fanno manovra, a parte che il pilota e il comandante hanno una cloche per governarla, non esiste più il timone e quant'altro, ma addirittura hanno anche sulla chiglia sotto una specie di eliche robotica che si può muovere a 360 gradi e quindi sposta la nave anche sotto la banchina, a largo riesce a gestire. Abbiamo visto qui nel nostro ormeggio con bora di Costa Crociere, piuttosto che MSC, piuttosto che altre compagnie, e penso che questo valga anche per la parte per le navi commerciali, per le navi container. Quindi ci sono degli aspetti che si evolvono più rapidamente rispetto agli altri, o in generale tutta l'ingegneria navale in maniera quasi all'unisono prosegue, perché non può nessun settore può restare indietro rispetto agli altri? Il mio professore di costruzioni navali, appunto quando ero all'università, diceva che la nave è sicura, citava l'Enciclopedia Britannica, diceva che la nave è la più nobile macchina costruita dall'uomo, e non basterebbe un'intera enciclopedia a descriverla minutamente, il che è vero. Lo dicevano nel 1785, quindi qualche anno fa, e le navi da allora sono cambiate e la rivoluzione è continua. Per una cosa che cambia ci devono essere altre 10 che devono adeguarsi, anzi possibilmente devono progredire oltre quella piccola modifica che è stata fatta. Sicuramente appunto la sicurezza e la protezione dell'ambiente stanno obbligando le tecnologie propulsive, quindi motori, eliche, ausiliari, automazione, a fare salti da gigante. Vuoi perché non si deve inquinare, vuoi perché bisogna rendere il più sicuro possibile il mezzo navale in momenti critici, quali ad esempio la manovra che citava poco fa. L'errore umano non deve essere più contemplato. E indubbiamente, quindi, di fatto il cuore impiantistico della nave c'è, però una nave senza una carena filante, una carena che dà prestazioni o che non è stabile, certo, è chiaro, non funziona. Quindi tutto quanto più o meno procede assieme. Combinato disposto di tutti gli elementi, come si suol dire. È una sinergia. Certo. Bene, allora grazie al professor Vittorio Bucci per questa interessante chiacchierata, per la presentazione di questo primo master italiano in sicurezza e ambiente nel settore marittimo. Vi ricordiamo che, come ha sottolineato, entro il 5 ottobre alle 14 si possono presentare le proprie candidature allo sportello dell'università, quindi Palazzo Corpo Centrale dell'Università, primo piano, eccetera, eccetera. Trieste in diretta finisce qui, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata, arrivederci. Arrivederci.